andata per adesso bene, ma ci sarà il secondo round. Purtroppo c'è qualche testa calda anche tra di noi. Siamo tra l'incudine e il martello. Buone. I scioperi sono tutti esagerati, anche quello dell'Alitalia oggi è esagerato. Però è d'altra parte l'unico modo per far conoscere i problemi, per cercare, è sbagliato, lo so, però perché ci vanno di mezzo sempre i cittadini. D'altra parte come facciamo? Sono anni che chiediamo incontri con le istituzioni, ma mai nessuno ci ha dato retta, finché poi si arrivano a queste situazioni. E poi al limite poi ci si poteva anche ribellare, però sotto un'altra forma. Io figuriamoci, ho visto quell'individuo lì col tirapugni, ma scherziamo? Ma dai un cazzotto a una persona con un affare così, l'ammazzi. Cioè meglio una, cioè voglio dire, si soffre di meno a prendersi una revolverata, per dire, no? È chiaro il concetto. No, beh, gli sviluppi, siamo in attesa degli sviluppi. Entro un mese, come il ministro ha detto, ci saranno delle regole un po' più definite e quindi vedremo come andrà a finire. Contento non sono affatto, perché qui si tratta, quello che leggo sui giornali spesso e quello che sento dalle persone non rispecchia proprio le motivazioni della nostra protesta. La protesta avviene nel momento in cui si vuole far entrare nel mercato un player che è completamente deregolamentato e che ci venga a fare concorrenza assolutamente senza regole. Altra cosa, si fa tanto sparlare male anche su sta categoria quando noi scioperiamo, oltretutto non per richiedere un aumento o qualcosa del genere, scioperiamo solo per difendere il nostro lavoro. Con la questione che blocchiamo, lasciamo perdere, ripeto, la violenza, che quella è sbagliata giù a Roma, il fatto di bloccare, paralizzare, mi sembra che ci siano altre categorie che riguardano il settore trasporti che quando scioperano, e lo fanno molto spesso, paralizzino la città. D'altro non ho da dire.